Mamma mia. Allora, passiamo ai tricipiti? Sì. Qua farò del mio meglio. Mai fatto un mai French fatto una press? French press, non ho mai fatto un push down, non ho mai fatto una French press, niente. Va bene. È sicuro senza fermini? Sì, è sicuro. Ok, allora, come le tengo? Distese totalmente? Così, così piegate. Parti da questa posizione. Ok. Ok, come distretti. Su. Arriva contro la mia mano, giù di nuovo. Non distendere. Ancora una, ok, giù, bello, vai, dove vai? Ah, no, piano, qui deve arrivare il bilanciere, deve arrivare qui, qui poi più dritti, ok, capito, ok, sento più allungamento, sì, piano, su, ok, tu non devi parlare. Poco impegno, mi sento dire pure poco impegno. Dove eri domenica? Tra il pubblico? Dove eri domenica? Tra il pubblico? Chiedo. Ah sì, è convinto che mi batta lui. Sì, sì, sì. Hai poca capacità di tenere il controllo. Okay. Appena ti va un po' il muscolo... lo isoliamo, cominci subito a perdere, sì. Perché non sei allenato. Non l'ho proprio mai fatto. Perdi sport. Proprio la capacità di tenerlo. Sì, sì, cominci sì. A andare troppo veloce. Okay. Invece questo è il movimento. C'è un'omogeneità nella serie, mi viene a mancare. E la perdi. Okay. La perdi quasi subito. Sono tipo, diametralmente opposti a quelli che fai. Una domanda che ti faccio. Cioè se tipo, metti, ipotesi, domani smetto di fare quello che ho fatto sino ad ora. Sì. E mi dedico solo a questa tipologia di allenamento. Quanto può crescere ancora il mio tricipite? Secondo te? Cioè tanto o comunque... In base a quanto la tua genetica lo permette. No, certo, chiaro. Secondo te, comunque da quasi 10 anni che mi alleno, cioè sono 9 anni che spingo, avrebbe tanto boost oppure... Avrebbe ancora un margine. Okay. Sicuramente ancora un margine di crescita, okay. Ce l'hai. Ce l'avrebbe. Non parlo di mettere 20 kg. Certo, certo. Però 4-5 kg di muscoli li puoi mettere ancora. Se ti la fase positiva è un po' più veloce, la fase negativa più lenta, la stai facendo uguale tu adesso. Più lenta, più lenta, più lenta, più lenta. Tu adesso distendi, tieni lì, tieni lì, lo scarico da lì. Sì, skull crusher, no? Tutte le ripetizioni prima sono inutili se non completi. Se non arrivo a quel bruciare qua, ho sentito davvero tipo dalla seconda, terza rep dopo il drop set bruciare tantissimo. E da lì devi avere la forza di continuare. Certo, ma penso si sviluppi anche con il tempo. Cioè, sì. Anche mentalmente, cioè, più fai queste cose, più ti... Sì. No, perché davvero mi è sembrato che da un momento all'altro mi si sia poi infuocato tutto, ma adesso mi brucia tantissimo. Lasciamolo così. Andre. Tutto quello che non ho sul bicipite ce l'ho sul tricipite comunque. Proprio la parte interna del qua, bicipite. Qua dietro, eh? Sì, è il tuo lavoro che fai. È tanto grosso, eh? Ma è bello quello. Prime ripetizioni devi cercare l'effetto di bruciore. Okay, come lo cerchi l'effetto di bruciore? Rallentando, muovendoti piano, tenendo una tensione continua, ok? Senza sporcare il movimento, devi essere... Sì, ma lo sento adesso, cazzo. Piano. Non lo dico per... Tu. Piano. Non ti posso neanche lasciare andare, ti scassi il naso davvero. Lo so, figa. Mi sento scarso. No, non ho più, zio. Su, distendi. La prendo con calma, dai. Piano, piano, tieni. Devi solo contrastare il movimento. Contrastalo. Contrastalo. Ok. Non posso portarti al limite. Se ti rompo il nasino, poi le tue fan, cosa facciamo?
Vengono gli occhi neri, il naso storto. 5 kg. Un 10 kg, un 8 kg, non 2. Ah, vado giù qua così? Sì. O più indietro, cioè così? Così, così, poggiato. Ok, perfetto. Sali. Ok, questo non arrivo in distensione continua? Non arrivi a distendere continua. Ok. Ok, giù, distendilo bene. Su non appoggiarlo, eh. Giù piano. Sfiora o non appoggiare? Piano, piano, piano. Okay. Dove vai? Su. 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 Giù piano. Ok. Bastardo. Fa male. Stai facendo tipo evitare esecuzioni pesanti, carichi pesanti, perché io sono abituato a fare quelle robe lì, o perché in generale è inutile che ti faccio fare muscoli, no, piccoli. Poi facciamo qualcosa che non hai mai fatto. Ah no, beh, certo. Con una tecnica di isolamento che non hai mai fatto. Fare dip esplosivi per te, certo, è quotidiano. Sì, 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 sì. Questa roba qui con una tecnica di, diciamo, concentrazione su questi muscoli, sì, 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 è una cosa che tu non hai mai fatto. Certo, sì, sì. Inutile che ti faccio fare dei dip. Certo, certo. Ma infatti la sento tantissimo. Bello. Con le braccia in pump fino a domani. Spero. Boom. Un bel colore della canotta. Il braccio che ho, mi faccio sesso qui. Non ho mai lavorato in massimo allungamento. Cioè, lì non eravamo in massimo allungamento. No. Però sentivo comunque tanto qua. Ma qua proprio c'è una sensazione già più proprio sull'allungamento, tanto. Cioè, se lì era più bruciore sul tricipite in generale, qua lo sentivo molto di me stesso. Sto si allunga molto, no, no, molto, però... si allunga molto di più in questo momento. È sì. Molto più isolante ancora di quello. Sì, sì, qua sentivo tantissimo l'allungamento. Cioè, mi sembra quasi che, come per il secondo esercizio, abbiamo lavorato prima più sul movimento standard e poi più sull'allungamento. Sì. E consigli comunque di rimbalzare da un braccio all'altro, sì. Allora, siamo partiti con un sistema molto lento e controllato. Okay. Poi arrivi a un certo punto, vai quasi in saturazione, quindi non ce la fai più. Aumentando la velocità riesci a portare, a trovare il sangue lì. Certo. Devi continuare. Certo. E diventa un lavoro, sì, sì, più a pump, un allungamento. È una bella tecnica, questa la usavo spesso. Io mi butterei sul multipower e farei qualche stretta. Qualche stretta. Ok, per darmi il colpo di grazia. Sì. Facciamo le classiche spinte ai gomiti stretti al multipower. Ok. Dove devi cercare di non far intervenire il pettorale, ma utilizzare solo il tricipite. Okay. Penso che sia abbastanza il tuo pane questo, però. Ok. Come lo impugno? Pollici a questa distanza. Ok. Ok, i gomiti vanno in avanti. Un pelino verso di me. Ok. Ok, la spinta non è completa. Colpisci la mia mano. Boom. Dai, appoggiati sul petto e spingi. Su. 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 È pesante. È pesante? Sì. Su. Trattieni a discesa. Vai giù, vai giù, vai giù, vai. Su. Trattieni. Su. Trattieni di più. Su. Trattienila adesso, trattienila. 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 Su insieme. Insieme, non da solo. Su. Trattieni. Su. Trattieni. Appoggio sul petto. Micro spinte. Pum, pum, pum. Dai. Corte, corte, corte. Sei lì? Sei lì? Dove vai? Dobbiamo ripartire subito. Riposali. Tira sui piedi. Respira. Rilassati. Nella posizione migliore per riposare? Questa. Ok. No, incrociate proprio la mia physique. No, ne ho fatte tre e adesso c'è la testimonianza. Perché il primo avevo la presa troppo stretta e ti ho detto... Infatti allora... quella non è buona. Bene, benissimo. Due. Tre.
4, 5, 6, dai, su insieme. Tieni. Tieni. Insieme. Esplosivo. Toma, aspetta. Brevi, esplosivi. Col tricipite. Una, dai, poggialo su in alto. Scappare, ecco. Fammi un muscle up, vediamo se ce la fai. No, i cibiti cotti. Vediamo. Ancora uno, ancora uno. Vai. Non l'hai chiuso, ma vale lo stesso così? No, non è alto. Ok. Bomba. Finisci. Sì, siamo a posto? Basta. Oh, mi hai steso, cazzo, non pensavo queste braccia così toste. Lo sai lo slang? Cioè? To the top? Never? Stop? Hai parato? Sto dormendo quest'ora. Grazie, Tom. Niente, grazie a te.